sono passati da meno 4 a 3 a meno 2 a 2. E gli alimentari sono, mantengono questa diminuzione. Gli alimentari nella storia sono sempre stati quelli che hanno fatto da riequilibrio nei consumi delle famiglie italiane, però l'ultimo anno, per quanto riguarda l'ultimo anno, non è stato così. Vediamo che per quanto riguarda l'Europa noi siamo un po' per quanto riguarda i consumi siamo indietro rispetto ai grandi paesi, alla Germania, alla stessa Francia. Registriamo per la prima volta dopo tanti anni, vedo che anche l'Olanda sta registrando una perdita ai consumi, l'Olanda che è sempre come riferimento alla Germania per quanto riguarda i consumi e a livello dell'Italia. Noi siamo leggermente avanti rispetto alla Spagna, Portogallo, l'Irlanda e la Grecia, che sono i quattro grandi malati dell'Europa. Ecco, vediamo che per quanto riguarda la disoccupazione, soprattutto la disoccupazione giovanile, è ai massimi. Abbiamo il 39,2% il tasso di disoccupazione nella fascia dei 15 ai 24 anni. Ci sono 3 milioni e 3 di disoccupati nel trimestre 2013. Questo dice lunga sulla situazione per quanto riguarda la disoccupazione nel nostro paese. Negli ultimi 5 anni disoccupati abbiamo 741.000 disoccupati in più.